ad Assaggi di Salute. Siete pronti per un'altra super ricetta? Il superfood che io e il team di esperti di nutrienti e supplementi abbiamo scelto è la patata dolce. Si tratta di un vero concentrato di nutrienti, che lo rendono anche un prezioso alimento nelle diete che richiedono un controllo della glicemia, come in caso di diabete o sovrappeso. Ma ora scopriamo quanto è buono in cucina preparando delle polpette di patate dolci, salmone e pomodori secchi su una purea di cavolfiore piccante. Vi serviranno per persona 100 g di filetto di salmone fresco, una patata dolce piccola di circa 100 g, sale, aglio in polvere, 2 pomodori secchi, un quarto di cavolfiore di circa 250 g, peperoncino in polvere, olio extravergine d'oliva, acqua, sale grosso e prezzemolo fresco per decorare. Non fatevi spaventare dal nome raffinato, la ricetta è semplicissima. Per prima cosa facciamo bollire la patata dolce. Poi tagliamo il cavolfiore a pezzettini. Lo scaldiamo in un tegame dai bordi alti, unendo il peperoncino, e aggiungiamo acqua fredda fino a coprirlo. Lo lasciamo cuocere finché il cavolfiore non sarà ammorbidito, dovrebbero volerci circa 20 minuti. Aggiustiamo di sale e frulliamo riducendolo in crema. A questo punto frulliamo il salmone crudo con l'aglio e un pizzico di sale. Tagliamo i pomodori secchi a pezzettini. Schiacciamo la patata dolce. Uniamo salmone, patata e pomodori. Mescoliamo. Con le mani formiamo delle palline di uguale misura e le disponiamo sulla banda del forno. Le facciamo cuocere per circa 20 minuti a 180 gradi. Non ci resta che comporre il piatto. Prima versiamo la purea di cavolfiore e sopra disponiamo le polpette a nostro piacimento. Decoriamo con un filo d'olio a crudo e qualche fogliolina di prezzemolo fresco. Assaggi di Salute è anche su YouTube, Facebook e sul sito nutrientiesupplementi.it. Seguiteci per non perdere news e ricette. A presto!